L'ultimo momento, non se l'aspettava nessuno, in un maxi emendamento mettono anche questo passaggio, non sappiamo chi l'ha votato, però è passato. E dicono che col patto di stabilità non si possono fare le assunzioni, quando ci siamo trascinati un anno fra trattative, poi li hanno chiamati i lavoratori, hanno fatto una graduatoria, sappiamo che la graduatoria è pronta e adesso bloccano tutto. Chiaramente siamo venuti qua a farci ricevere perché deve essere il CAS a spiegare alla regione che il CAS non c'entra nulla col patto di stabilità. Non c'entra nulla con le partecipate carrossone, si sono sempre mantenuti da soli, hanno cambiato la natura anche dell'ente e in questo momento può essere tirato fuori dal patto di stabilità e fare le assunzioni subito, no a dicembre. In ogni caso vogliamo la graduatoria trasparente pubblicata oggi per sapere chi sono i lavoratori che verranno assunti, per noi adesso ma anche a dicembre, però questo discorso dei documenti sotto banco deve finire, chiederemo oggi e pretenderemo la pubblicazione della graduatoria e che il CAS intervenga presso la regione per dire che col patto di stabilità questo ente non c'entra nulla. Dobbiamo dire che il consorzio con il suo consiglio di amministrazione era riuscito a realizzare, a farci arrivare dove volevamo e a realizzare un sogno, il sogno di parecchie persone, più di 150 persone, 105 stabilizzate quasi subito, che da 30 anni lo inseguono. Naturalmente però è arrivato appunto questo francotiratore il quale ci ha distrutto circa 2 anni e mezzo di lavoro che è stato fatto dall'avvocato Chiara Sterantino e da tutto il consiglio di amministrazione del CAS. Ci sono i lavoratori che hanno bisogno di lavorare, ma è anche il CAS che ha bisogno ovviamente di personale, anche perché comunque le ferie dovranno essere date agli effettivi ovviamente. Quindi questo è il momento in cui bisogna mettere i puntini sulle i assolutamente, trovare una soluzione per far entrare queste persone finalmente a lavorare. Mi pare ovvio. D'altra parte abbiamo collaborato ampiamente col CDA proprio per sviluppare questa situazione. Quindi è assurdo che adesso il CAS venga trattato come una partecipata della regione. Non incide assolutamente la parte economica. Quindi procediamo, diamo respiro ai lavoratori, al CAS che ne ha di bisogno e troviamo una soluzione che sia soprattutto dignitosa nei confronti dei lavoratori. Dopo anni e anni, finalmente c'è un sogno che svanisce praticamente. Lavoratori che si trovano a 3 secondi da quello che finalmente è il posto di lavoro tanto ambito e ricercato e improvvisamente si ritrovano fuori. È una cosa veramente assurda. Noi come Orsa combatteremo fino alla fine.